Avete mai giocato alle slot? In Italia ci sono 400.000 slot machine, alle quali diamo in pasto circa 40 miliardi di euro all'anno. Le slot sono ovunque, nei bar, nelle tabaccherie, nelle sale slot, e poi ci sono anche quelle online, a cui puoi giocare tranquillamente mentre cammini per strada. E ce n'è per tutti i gusti. Sara ha una dipendenza da serie TV. Dopo Scrubs e Breaking Bad, ora la sua serie preferita è Game of Thrones. E ovviamente c'è una slot machine dedicata alla sua serie. Paolo, appena ha l'occasione, si rifugia in luoghi disabitati dagli esseri umani e popolati da animali selvaggi. Per questo una slot machine sulla savana potrebbe incuriosirlo. Diego è mite e accomodante, ma se ha fame o sonno diventa irascibile e litigioso. A lui potrebbe interessare la slot dedicata allo strano caso del dottor Jekyll e Mr. Hyde. Oh. Secondo l'articolo 110 del testo unico sulle leggi di pubblica sicurezza, commi 6 A e B, alle slot machine il giocatore medio perde al ritmo di 15 centesimi per ogni euro giocato, o 26 centesimi a seconda del tipo di slot. Quindi più gioca, più perde. E questo è matematico, ma è anche la legge. Ma se non conviene, allora come mai così tante persone continuano a giocare? Ci sono degli ingredienti realizzati ad hoc per tenerci incollate alle slot e farci continuare a giocare anche quando ormai è chiaro che non conviene. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Se il giocatore perde troppe volte di fila, allora abbandona il gioco. Quindi deve vincere spesso, però nel lungo periodo deve perdere. La soluzione qual è? Fargli vincere spesso premi di basso importo. Gli psicologi lo chiamano rinforzo positivo intermittente. E l'effetto qual è? Aumentargli la voglia di giocare. Quando il giocatore perde, spesso ha la sensazione di aver sfiorato la vincita. In questo modo prova una frustrazione cognitiva che gli fa venire una gran voglia di fare la prossima giocata. Nelle slot machine di nuova generazione possono passare anche solo 2 secondi tra una giocata e quella successiva. Il ritmo è troppo frenetico per permettere al nostro autocontrollo di entrare in funzione. E così è facile perdere il senso di quello che ci sta capitando. È possibile giocare grosse somme di denaro. In quelle di nuova generazione posso metterle banconote da 500 euro. In questa slot posso giocare 50 euro ad ogni click. Perdere 500 euro può essere molto veloce. Se passiamo tanto tempo davanti a una slot, instauriamo con lei un rapporto personale. Si chiama antropomorfismo, la tendenza ad attribuire ad esseri inanimati caratteristiche umane. È quello che facciamo quando parliamo con la nostra auto o con una pianta. I ricercatori hanno mostrato che chi antropomorfizza la slot gioca più a lungo e quindi perde più soldi. Tutto questo ha un effetto: tenerci incollati alle slot machine. Ma più rimaniamo attaccati alle slot e più perdiamo. E quando abbiamo perso tanti soldi, a quel punto smettere di giocare è veramente difficile. Venti euro, sono andati.